Diciamo che la proprietà popolare della moneta. Oggi la moneta nasce di proprietà della banca che la mette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza. Delle congratulazioni anche dai vertici del suo partito, perché nessuno si aspettava un'oasi culturale, politica, che si contrapponesse al crollo dei risultati elettorali del DS in tutto il resto d'Italia. E naturalmente questo a noi ci fa particolarmente piacere, perché abbiamo dimostrato con questo esperimento pilota che la teoria del valore indotto e della proprietà della moneta, proprietà del portatore, vero, che non è la proprietà della banca, la proprietà del portatore, è un messaggio che ormai va sentito e va rafforzato. E naturalmente io su questo argomento voglio fare un breve cenno anche al dilagare dell'usura, e abbiamo visto che la prima responsabilità di questo fenomeno dell'aumentare continuo dell'usura dipende dalle banche centrali, che all'atto dell'emissione caricano il costo del denaro del 200%, perché prestano il dovuto. La banca centrale stampa e presta, mentre abbiamo detto che deve stampare e dare, perché chi crea il valore della moneta non è chi la emette ma chi l'accetta. E questo argomento sul quale noi siamo continuamente tornati merita una particolare attenzione, perché noi abbiamo sentito che adesso che è venuto il presidente Ciampi, ex governatore della Banca d'Italia, vero, ha affrontato il tema delle vittime della resistenza. Ora, le vittime della resistenza riguardano un fenomeno storico di 50 anni fa, e in materia di fascismo e antifascismo io voglio raccontare una simpatica barzelletta. Ho sentito questa barzelletta che molte volte rende l'idea molto di più che non i messaggi fatti con l'autorità dei teorici della politica. La barzelletta è questa: c'era un signore il quale faceva un comizio, e al comizio diceva: perché la politica, i fascisti. Uno che stava sotto al palco dice: e i ciclisti. Allora questo guarda con un certo aria di fastidio, questo signore faceva l'obiezione e continua a parlare: perché qua noi ci troviamo, noi la democrazia, e i fascisti. Allora quello un'altra volta risponde: e i ciclisti. E allora a un certo punto, fastidito, questo oratore si rivolta allo spettatore e fa: scusi, ma che c'entrano i ciclisti? E quello rifà: e i fascisti? E sono 50 anni che è caduto il fascismo. Vogliamo vedere un po' i risultati veri di questa campagna elettorale? Perché quando noi sentiamo che il presidente Ciampi si ricorda delle vittime della resistenza, per il quale noi abbiamo il massimo rispetto, sia ben chiaro, però si dimentica di quelle dell'usura. Le vittime della resistenza sono avvenute 50 anni fa. Il suicidio da usura avviene tutti i giorni, perché il presidente Ciampi ignora il problema delle vittime dell'usura. Noi come segreteria nazionale del sindacato antiusura abbiamo programmato la settimana e la giornata e la settimana contro l'usura. Ora, che significa questo? A un certo punto noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare i problemi veri. L'usura nasce perché? Perché la gran parte delle vittime dell'usura sono vittime non degli usurai, ma del fisco. Sia ben chiaro che la gran parte dei suicidi da insolvenza avviene per il fisco, non per l'usura. O per meglio dire, quando noi parliamo del fisco parliamo della grande usura. Perché quando noi paghiamo le tasse, noi pensiamo che le tasse sono pagate per scopi di pubblica utilità. Non è vero niente. La Banca d'Italia è una società privata, una società per azioni, in cui gran parte degli azionisti sono stranieri, e l'utile della Banca d'Italia consiste nella differenza tra costo tipografico e valore nominale delle monete. Quindi quando noi paghiamo il fisco, noi paghiamo gli usurai che stanno dentro la banca centrale, e il capo di questi usurai
è il governatore della Banca Centrale. Noi queste cose le abbiamo contestate chiaramente. Ora dobbiamo cominciare a mettere in evidenza una cosa che non si è mai verificato nella storia, il precedente di avere i suicidi da insolvenza come malattia sociale. Oggi questo fenomeno è un fenomeno dilagante. Perché il presidente Ciampi non ha ricordato le vittime dell'usura? Evidentemente perché non gli conviene. E allora dobbiamo cominciare a leggere la storia con un altro angolo visuale. Per esempio, domanda, io vi domando a voi cittadini che state ad ascoltare, voi che cosa preferite? Un fascista onesto o un democratico ladro? Cominciamo a mettere i punti sugli i. Quando è stato appeso Mussolini per i piedi a Piazza Salotto, non gli è cascata una lira dalle tasche. Mentre col dilagare della democrazia abbiamo avuto il fenomeno di Tangentopoli. Il fenomeno di Tangentopoli è la prova che noi qui ci troviamo di fronte a un regime di usurocrazia. E allora che cosa noi abbiamo detto? Noi vogliamo la democrazia, d'accordo, ma per la democrazia vogliamo la democrazia integrale. Il popolo non deve avere solo la sovranità politica, ma anche la sovranità monetaria, la proprietà della moneta di cui oggi si sono impadronite le banche centrali, che sono i vertici della grande usura, di cui ha fatto parte Ciampi. Ciampi e Fazio, che io ho denunciato per truffa, falso in bilancio, associazione del delinque, usura e istigazione al suicidio, con una denuncia che risale all'8 marzo del 1993, e questi ci devono dare una risposta. Noi non possiamo più andare avanti. Dice sì, è vero che quelli sono ladri, però sono ladri democratici. Cioè, quando uno ruba democraticamente dovrebbe avere la patente per rubare. E no, qua dobbiamo cominciare a chiarire che la legge del numero non è la legge morale. La parola democrazia, che era nata 7 secoli prima in Grecia, non una volta è usata nel Vangelo, e una sola volta è applicato nel Vangelo il principio democratico, quando il popolo manda in croce Cristo e libero Barabba, sicché in base a un'etica democratica noi dovremmo mettere sugli altari Barabba e condannare Cristo. Noi dobbiamo cominciare a uscire da questa logica che ci viene imposta da mentalità vecchie. Quando si mette oggi ancora una volta all'attenzione dei telespettatori il problema della resistenza? Il problema della resistenza è un problema che divide, ma noi sappiamo perfettamente che quando la gente va a morire, qualunque sia il fronte su cui combatte, lo fa perché ci crede, anche se in un'idea sbagliata, ci crede. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Buonasera professore, sono Chiara. Innanzitutto diciamo lei ci fa onore a tutti noi abruzzesi, insomma, e italiani. Grazie. Poi le volevo dire, io durante la campagna elettorale ho sentito molti esponenti politici dire che bisogna aiutare le famiglie. Sono delle belle parole. Bisogna? Aiutare le famiglie, sì. Però diciamo, quali sono i cordoni della borsa? Parli più forte per favore. Sì, diciamo, con quali soldi, se i cordoni della borsa ce li ha il governatore della Banca d'Italia? E poi diciamo, gli stessi politici sono sempre in atteggiamento reverenziale verso Ciampi, che secondo loro rappresenta un semidio, mentre è solo, diciamo, un... L'usura è usura e non si può più giocare sulle parole. Noi dobbiamo capire che noi viviamo in regime di usurocrazia. Il vertice dell'usurocrazia è il vertice della Banca Centrale. Sì. Io ricordo quello che ha detto il procuratore generale di Cassazione Bruno Tarquini, procuratore generale, ha detto: il tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia è il vertice, è il padre di ogni usura, e l'ho detto in occasione di un discorso fatto all'inaugurazione dell'anno giudiziario, quindi non è più il...